Questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là. E si incazza, perché insomma non era molto contento. E manda a chiedere spiegazioni. Chiamiamogli. Manda a chiedere spiegazioni, perché insomma... Gli ritornano le spiegazioni. Ah, poi vi dico una cosa curiosa di Enzo. Gli ritornano le spiegazioni e gli dicono: sì, è vero, stai tranquillo, è stato deciso così perché attraverso di lui si ristabilisce la purezza, parentesi, fenotipica e genetica, non purezza morale. Cioè quelli con un nuovo intervento genetico se ne sono fatto uno più simile a loro, di fenotipo probabilmente quello che noi definiamo nordico. Presente, per esempio, in ritrovamenti archeologici di cui nessuno parla, ma che sono tutti documentati anche nei libri, ma non se ne parla nella, diciamo, scienza ufficiale, in più di 200 mummie egizie appartenenti alle caste dominanti, mummie nordiche in Egitto, dei governanti. Chi erano? Boh. Chissà se un giorno la scienza si deciderà ad affrontare anche le cose che nasconde perché non è in grado di spiegare. Tanto basterebbe far finta, no? Io in fondo non faccio altro che fare finta. Quindi si parla delle prime 33 dinastie. Sì, esatto, esatto. Allora, dicevamo, quindi questi qui hanno fatto degli altri interventi genetici. E se collochiamo l'alluvione biblica e la identifichiamo con quella che è stata scavata da Leonard Woolley proprio in quel territorio lì, cioè in Mesopotamia, è collocata, l'ha datata intorno al 3200 a.C. Quindi se la vicenda di Noè fosse, ripeto, tanto stiamo facendo finta, fosse collocabile lì, allora abbiamo tra il 5000, quindi Adamo ed Eva, e il 3000, quindi Noè, una serie di mutazioni che la genetica ha rilevato. Non so, mettiamole insieme e facciamo finta, poi magari scopriamo che non c'entrano nulla, ma almeno abbiamo fatto un tentativo, almeno abbiamo fatto un tentativo prima di chiuderci. Ma dicevo prima che tutti i popoli quindi ci raccontano anche la storia del diluvio, lo sappiamo bene, è raccontata ovunque, tutti i popoli delle terre, e si dice che sono miti, che sono favole. Di Gesù Cristo parlano Matteo, Marco, Luca, che non l'hanno mai visto, Giovanni, che più nessuno studioso al mondo riconosce essere il Giovanni suo discepolo, ma tutti riconoscono essere un Giovanni che scriveva, un altro Giovanni che scriveva alla fine del primo secolo dopo Cristo. Ma facciamo finta che sia il Giovanni discepolo, tanto non cambia nulla, così non si arrabbia nessun filologo. Vabbè. Poi scrivono gli Atti degli Apostoli, che sono scritti da Luca, che non lo ha mai visto. Poi scrive Paolo, su cui è fondato tutto il cristianesimo, che non l'ha mai visto. Scrivono, ovviamente, le lettere attribuite a Pietro, e facciamo finta che siano veramente sue, cosa messa in fortissimo dubbio, ma dagli stessi studiosi di Chiesa, non dagli altri. Comunque, diciamo che sono di Pietro, va bene, non c'è problema. La lettera di Giacomo il Maggiore, che sarebbe il fratello maggiore di Gesù. Quindi, di Gesù Cristo, se va bene, parlano quattro persone che, diciamo, l'hanno visto. Quattro. Sulla base di quattro persone che l'hanno visto e che sono tutte, erano tutte motivate dall'obiettivo di dare di lui una presentazione di un certo tipo, quindi non testimoni, come dire, asettici, testimoni molto interessanti. Bene, sulla base di queste quattro persone, 1,5 miliardi di persone non ha dubbi sull'esistenza storica di Gesù Cristo. Di questi signori qui, chiamati Elohim, Deva, Shamshuor, Anunnaki, Ilu, Ilani, Tuata, Asi, parlano i popoli di tutti i continenti della Terra, ma queste sono favole. Io non ci sto. Se do credito a quei quattro lì, do molto più credito a tutti i popoli della Terra. Cioè io su questo non ho dubbi. Cioè non accetto l'idea che quattro testimoni giustifichino, attestino l'esistenza di una persona
e i popoli di tutti i continenti della terra che raccontano tutti di questi qui abbiano tutti inventato le stesse favole. Io in uno dei libri ho scritto come a questi signori piacesse annusare il fumo di una certa parte della carne, del grasso, preparato in un certo modo, perché così dice la Bibbia. Nell'Iliade dell'Odissea ci sono 35 passi, 35, in cui si dice che ai teoi, cioè al corrispettivo di questi qui, piaceva farsi preparare certe parti del grasso che gli dovevano essere interamente bruciati, esattamente come per gli Elohim della Bibbia. La stessa cosa è raccontata nel Popol Vuh dei Maya. Cioè tutti i popoli, tutti quelli di cui abbiamo documentazione, ci racconta che questi qui volevano sentire il profumo di una certa parte della carne bruciata e se la facevano preparare così. Offrirai per Yahweh bruciato, quindi bruciato interamente, non da mangiare, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il... qui è Yahweh che parla, lui che dà l'ordine di come gli deve essere preparato, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Cioè, pensate che precisione aveva Dio nel dare questi ordini di macelleria. E attenzione, chiunque, Levitico 7,25, lui che parla, chiunque mangerà il grasso degli animali che si deve offrire in sacrificio a Yahweh dovrà essere eliminato dal suo popolo. Eliminato vuol dire non cacciato, ucciso. Cioè, se beccate uno che usa quel grasso lì che deve essere riservato a me, lo ammazzate. E questo... 5 minuti pausa? Sì, va bene. Allora finisco con questo perché dice la Bibbia, questo era un... e qui nelle traduzioni purtroppo hanno mantenuto, c'è profumo soave per il Signore. In realtà nella Bibbia c'è scritto odore rilassante, calmante, lenitivo per Yahweh. Su questa cosa qui devo dire mi hanno attaccato moltissimo, ma non è un problema, dicendo che mi sono inventato anche le traduzioni. Il fatto è che nei dizionari curati dagli esegeti israeliti il termine Nicoach, questo è uno dei più importanti dizionari di ebraico aramaico biblico, ha come... Allora, dovete sapere una cosa, no? Si dice che l'ebraico è una lingua polisemica, cioè, quindi che ha, insomma, ogni parola può avere molti significati. Ed è vero. Volete l'esempio di una lingua fortemente polisemica? L'italiano. Esattamente come l'ebraico. Vabbè. Allora, Nicoach significa calmante, lenitivo, tranquillizzante, e significa solo questo. Quindi io non mi sono andato a cercare tra i tanti significati possibili quello che serviva a me, perché significa solo questo. E in questo dizionario sono citati tra l'altro gli stessi versetti che cito io nel libro. Solo questo. Calmante, lenitivo, tranquillizzante. Questa roba qui è scritta nella Bibbia, questa roba qui è scritta 35 volte nell'Iliade e nell'Odissea, che parlano degli stessi individui. Facciamo pure la pausa. E dicevo prima che gli angeli, i Malachim, non usiamo la parola angeli così almeno non abbiamo equivoci, i Malachim biblici erano individui in carne ed ossa, tra l'altro in un paio di passi nella Bibbia si dice anche ho incontrato uno di quelli lì e per fortuna sono ancora vivo. Quindi una cosa curiosa da sapere è che per i padri della Chiesa dei primi secoli dopo Cristo era normale che questi fossero individui in carne ed ossa, tant'è che nel testo di Tertulliano, il De Virginibus Velandis, si dice che le donne, soprattutto le fanciulle giovani,
quando partecipavano alle assemblee nelle quali erano presenti gli angeloi, cioè gli angeli, quindi i malachim biblici, dovevano andare col capo velato a loro tutela. Cioè, nel senso che era meglio che si coprissero, soprattutto le fanciulle, le giovani vergini con i capelli lunghi, era meglio che li coprissero a loro tutela. Perché diciamo che questi angeli erano particolarmente attratti sessualmente e quindi se volevano evitare violenze, ok, insomma era meglio che si coprissero. Nella lettera agli Efesini Paolo dice che nelle assemblee le donne devono andare velate, diciamo, dice, con un segno sopra la testa, quindi velate, a motivo degli angeli, non per rispetto a Dio, a motivo, non per rispetto. Cioè, visto che ci sono gli angeli, è meglio che vi copiate la testa. La stessa cosa è scritta, per esempio, nei rotoli di Qumran, nel cosiddetto trattato sulle Berakot, cioè sulle benedizioni, dove è scritto appunto che, quindi lì siamo nelle comunità che vivevano nel Mar Morto, che le fanciulle che partecipavano alle assemblee dove erano presenti i malachim era meglio che si coprissero la testa. Nella lettera agli ebrei Paolo dice: ricordatevi di praticare sempre l'ospitalità anche nei confronti degli estranei, perché magari qualcuno di voi senza saperlo ha ospitato qualcuno di quelli lì. Cioè, talmente erano simili che se arrivava un estraneo a chiedere ospitalità era meglio dargliela, perché magari era uno di loro. Quindi questo per dire che ancora nei primi secoli, prima che gli angeli venissero spiritualizzati, prima che tra il IV e il V secolo fossero dotati di ali, perché prima non le avevano, gliel'hanno poi date lì dopo un po' di secoli, era normale considerarli appunto individui assolutamente in carne ed ossa, appunto al punto che si consigliava alle fanciulle, insomma, di non eccitarli troppo. Dicevo prima, prima ho citato il libro di Enoch, che è quello nel quale si racconta della vicenda di Noè. Enoch nella Bibbia, quindi nella Bibbia che avete in casa, continuo sempre con le Bibbie che avete in casa, così siamo tutti tranquilli, c'è scritto che Enoch viaggiava avanti e indietro, questo è proprio il significato del verbo ebraico, avanti e indietro con gli Elohim, fino a che gli Elohim a un certo punto se lo sono presi e non fu visto più.